Perché tu sai che c'è una grossa battaglia politica adesso qua in America che si svolgerà nei prossimi 12 mesi, che sono le elezioni americane. È tutto È già in connesso, corso. assolutamente. L'altro discorso c'è cioè dietro adesso anche il discorso dell'elezione di Trump, perché di fatto nel momento in cui risalisse Trump, e sarà così, o se sale Kennedy, comunque sarà anche Trump, sarà vicino a Kennedy, al contrario, in ogni caso salirà, perché salirà, e loro hanno una paura fottuta di questo, perché è una politica completamente diversa da quella che stanno facendo loro. Quindi di fatto Trump può essere un folle, può essere è dei gemelli, è un matto, cioè alla fine, però voglio dire, lui Ma fa io no, quello io vivo, io che... Però... vivo, io vivo qui da, vivo qui fisso dal 2013, come dicevo, però è dal 2007 che bazzico Miami, e quando mi sono trasferito qui c'era l'amministrazione di Obama. E devo essere onesto, non si stava malissimo, ma non si stava neanche benissimo. A me Trump non è mai piaciuto come persona perché è un po' uno sbruffone, è un po' un clown. Mi ricorda molto il nuovo presidente come si chiama, dell'Argentina, quei tipi di Argentina. pazzi, no? Però quello che ha promesso Trump durante le elezioni l'ha poi mantenuto, e io devo dire che i 4 anni che abbiamo fatto con lui, le tasse erano basse, la benzina costava poco, le aziende pagavano pochissimo di tasse ed erano agevolate, c'era Le lavoro per guerre erano tutti. ferme. Guerre zero, zero guerra, ha fatto pace col pazzo del Nord Corea, era amico di Putin, secondo me non sarebbero neanche scoppiate le due guerre che stiamo vivendo oggi. Quindi, Assolutamente. in fin dei conti, sarà un coglione, sarà un pagliaccio, ma se ti fa star bene... A me che cazzo me ne frega che sia brutto, che abbia i capelli che sembrano McFlurry di McDonald's. Fa No, il ma suo la lavoro. cosa simpatica è che credo che l'America, dimmi se sbaglio, sia molto favorevole a Trump poi alla Tutti, fine. tutti, 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 tutti. Ma stanno facendo una lotta, una battaglia per cercare di toglierlo dai vari stati di sinistra, come il Colorado. Adesso lui dovrà rispondere, ma l'hanno tolto dalle elezioni in Colorado, che è una roba anticostituzionale. Ci ha provato adesso il Maine, e sai, se iniziano a vietare la sua presenza sulle cartelle elettorali, cioè, sai, uno Stato diventa una cosa molto difficile, ma questo è poco democratico però. Cioè, perché tu devi vietare alla gente di votare chi preferisce? Alla fine Beh, ma vincerà il cosa c'è di migliore. democratico, Marco, in questo mondo ultimamente? Niente, Cioè... niente. Probabilmente l'avrei già letto, ma in Italia arrivano poche notizie. Ti do questa per farti ridere. Allora, premessa: io sono cresciuto in America fino ai 14 anni e avevo la carta verde. L'ho persa la carta verde e ho dovuto riapplicare quando sono tornato qua. Quindi costi. Prima ho fatto un visto per gli artisti, poi ho dovuto far passare 3 anni e mezzo. Ho fatto la richiesta per la carta verde, ho avuto la carta verde, ho dovuto aspettare 5 anni. Studiare come un disgraziato tutta la Costituzione, tutto perché ti interrogano, e dopo 10 anni più o meno sono diventato cittadino americano. Adesso cosa stanno proponendo i democratici qua? Fanno entrare gli immigrati clandestini dal Messico e da altri paesi, li fanno entrare proprio a migliaia e stanno cercando di creare una legge che gli consenta di votare alle prossime elezioni. Allora io dico scusami. Io che sono italiano, questo paese si chiama America per via di Amerigo Vespucci. Cristoforo Colombo è stato quello prima di lui. Cioè, comunque gli italiani hanno un peso in questo paese. Abbiamo importato anche la mafia, cioè, voglio dire, c'è da vantarsi. E io ho dovuto aspettare 10 anni, ho dovuto rifare la patente perché mi hanno detto che la patente italiana non vale un cazzo, mentre i francesi possono usare la loro patente qui e trasformarla in americana. E un immigrato clandestino che entra illegalmente nel paese ha diritto a votare. Ma ti sembra una roba normale? Cioè, siamo alla follia. Siamo alla follia totale. La follia. Guarda, però è bello, sai, questo collegamento, anche perché volevo parlare di Ron DeSantis, perché improvvisamente è sparito. Tu avevi molta fiducia in Ron DeSantis, che era il governatore della Florida, se non sbaglio. Sì, ha fatto un po' di cappellate ultimamente in merito all'aborto, ha fatto delle dichiarazioni un po' troppo. Anche sulla storia della Disney, credo, abbia fatto casino anche sulla Disney. Beh, sulla Disney ha ragione, perché vabbè, è una storia un po' lunga, poi magari se vuoi Vabbè, facciamo ne una puntata parleremo, dai. apposta. Va Ciao.